For the best TV viewing experience, witness the coziest maroons, the most vibrant and brightest moons, the eeriest and darkest tombs, and radiant and vivid hues in any type of room with the Neo QLED and OLED TVs by Samsung. We're supposed to say Samsung, but that didn't rhyme, so you're welcome. Samsung, more wow than ever. Che bomba, eh? Era Benigni in un vecchio film. Meno male che non c'erano bestemmie, sennò l'algoritmo avrebbe bloccato questo episodio. Con le bipate l'abbiamo salvato. Io? Se bestemmio? Beh, io sono un cittadino del mondo, ma la mia famiglia è veneta. Quindi sì, io bestemmio. Ma come lo fanno i veneti? Non per offesa, solo per abitudine, solo per mettere delle virgole verbali nelle frasi che dico. Non voglio realmente prendermela con Dio, che chissà poi se esiste e se la prende. Ma io voglio solo dare la giusta cadenza e sonorità alle parole. Come dite? Potrei usarne altre. Certo, ma per ora le più comuni sono due. La prima è una divinità scelta fra quelle che conoscete, quelle due o tre intendo. Mentre la seconda è un animale da fattoria o d'appartamento. E così il discorso funziona bene, acquista credibilità, perlomeno in Veneto. Se poi cambio città o paese, allora cambia anche il mio modo di parlare, così come cambiano le abitudini del linguaggio. Sono molto versatile, ho una certa facilità a imparare le cadenze. Anzi, più che impararle, posso dire che mi si attaccano addosso. Quando vivevo a Bologna, avevo la zeta maledetta dei Gemboi, ma mi piaceva. Poi in Spagna ho acquisito la zeppola del re Ferdinando, così al ritorno in Italia la mia pronuncia era ancora più strana. Non internazionale, solamente strana. Ma alla fine, a chi importa? Basta farsi capire, no? Basta inserirsi nel gruppo. Più o meno. Per esempio, se parliamo di accenti, si dice Himalaya o Himalaya, Ucraina o Ucraina, Nepal o Nepal, Bavaria o Bavaria. È corretto Vladivostok oppure Vladivostok o addirittura Vladivostok. Ma non pensiamo che sia finita qui, no! Ho sentito qualche giornalista pronunciare Kiev come Kiev, che magari sarà pure corretto in lingua madre, ma nello stato della pummarola in coppa non fa capire un cazzo a nessuno. Si dice facocero o facocero, si pronuncia oriteropo oppure oriteropo. Quell'uccello è un cuculo o un cuculo. Quella bestia laggiù è zaia o zaia. È morto Berlinguer o Berlinguer. E infine, spalmiamo unguenti di raffinato aloe o di semplice aloe. In quest'ultimo caso vince la prima versione. Si dice aloe con l'accento sulla A. Ma non è questo il punto è il suono. Vi ricordate delle Marlboro? O ricordate invece le Marlboro? Sono le stesse sigarette, ma una versione è più sborona dell'altra. Vuole fare più la raffinata e si tinge di una classe che non ha. Io fumavo Marlboro, tranne il sabato sera. Nelle note in disco tutto si trasformava. Qualche anno fa avrei potuto tranquillamente dire che era un fighetto. C'è uno di quei ragazzi che vogliono mettersi in mostra, spesso in modo sciocco, con i soli vestiti e gli oggetti che indossano i polsi o attorno al collo. Ma oggi non posso più farlo, non posso più dirlo, intendo. La stessa parola verrebbe male interpretata, o forse lo è sempre stata. Forse era sbagliato prima. Non avrei mai pensato di ricondurre quella parola alla vagina. Ma tant'è, dire fighetto è discriminante per la vera figa. Meno male che lo sappiamo. Ehi, non sono ironico, non sempre almeno. Non ora, questo almeno concedetemelo. Magari prima, ma non ora. Ora sono serio. L'etimologia è un argomento serio. La pronuncia pure. Sull'accento e sulla pronuncia delle cose si scrivono trattati, si pontificano civiltà, si salvano vite. No, ok, ho esagerato. Non si salvano vite. Ma si cambiano, quello sì. Imparare a parlare bene non è il goal. È auspicabile, come ragionare, ma non è neanche quello. Ciò che importa è saper distinguere la maschera dall'essenza, le parole dalla loro sostanza. Che si tratti di un semplice segno grafico oppure di un errore abitudinario commesso da chi che sia. Esatto, chi che sia. Uso questa parola nel 2023. Figo, eh? Cazzo, ci sono cascato ancora. Ho declinato figa al maschile senza rendermene conto. Merda! E ho pure detto cazzo. Cristo! Ma cazzo è offensivo. No, dai, è solo un'esclamazione. Forse Cristo è offensivo. Ma...
ritorniamo a ciò che importa, la sostanza. È fondamentale capire come arriva, come ci apre il cuore e la mente. Si presenta vestita con la giacca di lino soltanto perché vuole fare colpo su di noi? Ma cosa ha di sotto? Cosa c'è sotto quel gilet raccato di nero? Dietro le parole, siano esse pronunciate bene o male, correttamente o meno, si nascondono significati, significanti e referenti. È il triangolo semiotico. Non voglio complicare troppo la vicenda ora, ma al contrario, tagliarla a fette molto grosse perché sia chiara. Se disegno un albero, la figura esprimerà un significato. Se pronuncio la stessa parola, i suoni la faranno comprendere per ciò che è nella realtà, un essere vivente con radici, rami e foglie. Non c'è un referente per ora, non stiamo parlando di un albero in particolare. Se colui che disegna un albero è vostro nipote e siete tutti assieme nella casa di campagna, probabilmente l'albero in questione sarà il melo fuori nel giardino. E allora eccolo il referente. Capite l'importanza della comprensione di un testo? Così, dalla grammatica alla vita, passiamo alla grammatica della vita. La persona che vi sta parlando userà dei suoni, voi li interpreterete, anche senza volerlo, e li farete vostri, creando pensieri che a quel punto non dipenderanno più da me né da questo podcast. Avrete formulato una teoria o creato un concetto, avrete sicuramente trovato la chiave che è necessaria per il vostro modo di essere umani, e così starete vivendo. Non è magico tutto questo? Come dite? Lo fate già ogni giorno? Sì, certo, ma inconsapevolmente. È questo il significato della grammatica, il suo scopo, il motivo per cui si spiegano le vere di questa mastodontica e noiosissima nave di parole, di concetti e di astrusità da accademici. Potrete odiarmi per questo, ma lo sapete anche voi che è la realtà. La grammatica della vita viene dalla strada, dai bar che avete frequentato, dalle persone che avete incrociato e che sono rimaste in voi. L'analisi di questo testo, allora, sarà fondamentale. Sarà ciò che vi permetterà di crescere e imparare parole nuove. Ce n'è bisogno il mondo di persone consapevoli. Cercate di essere. For the best TV viewing experience, witness the coziest maroons, the most vibrant and brightest moons, the eeriest and darkest tombs, and radiant and vivid hues in any type of room with the Neo QLED and OLED TVs by Samsung. We're supposed to say Samsung, but that didn't rhyme, so you're welcome. Samsung, more wow than ever.